Calcio di rigore, il gol subito in diretta di Peppe Punzo, in prestito, no, non è Gargiulo, Peppe Gargiulo, scusate, viene a esultare subito. No, si è visto il calcio di rigore, il punteggio di 3-3, quindi era il gol del pareggio dei Borussia Dortmund contro Tivas Turbo. Palla rimpallata in fallo laterale, adesso è Policano a rimettere in gioco. Policano, Policano è rimpallato da Pagliuca, ancora rimessa laterale, zona d'attacco, si avvicina Gianni B, servito, scambio con Policane, ancora rimpallato da Capitan Calabro, guadagna una rimessa laterale, ancora la squadra maglia rossa, sempre Policane all'indietro per Ruggero, lo scambio non riuscito, fermato ancora da Calabro, sempre in rimessa laterale, guadagnano metri, azione rugbistica quella dei Tivas Turbo. Policane forte, atteso al centro, palla non allontanata bene dalla retroguardia, poi buona per Scala che non riesce a intervenire, rimessa laterale questa volta per i gialloneri con Matteo Ribera, quest'oggi in versione portierone, ormai consolidato il suo nuovo ruolo, lungo rinvio in avanti a cercare ancora Gargiulo, la mette bene giù, ha il problema di girarsi, perde palla, Policane allontana, fasi confuse di testa, alla fine Calabro, rimessa laterale, va a raccogliere la sfera Gianni B, sempre lui, la gioca vicina per Gennaro Oliva, scambio con il suo capitano, il dribbling su Gargiulo, sbaglia però, attenzione Gargiulo, il tiro di sinistro, la palla che sibila il palo, c'è il calcio d'angolo però perché c'è stata la deviazione decisiva di Conzo, come al solito impeccabile tra i pali, uno dei migliori portieri della categoria. Alla bandierina seguiamo la conclusione da parte di Pagliuca. Mette forte e tesa al centro, Policane allontana, palla forse buona, no. Si impegna Gargiulo, anzi scusate, Ruggero, ma non riesce a tenere in gioco il pallone. Chillemi, lungo, cambia gioco, buono il cambio gioco per un compagno. Attenzione, il numero qui sull'out di destra. Poi Gianni B subisce anche fallo, buono il disimpegno del capitano dei Rossi. Ultima azione prima di chiudere, palla lunga per Scala, fermate ancora i Rossi. Policane, poi Calabro contro Scala, lontana la minaccia in fallo laterale, 3-3, chiudiamo qui il nostro collegamento. Eccoci con Ribera, il migliore in campo, quest'oggi lo vediamo già con i guanti, quindi in veste di portiere, una grandissima partita, un pareggio 4-4 all'ultimo minuto contro la squadra di Tivas Turbo, quindi comunque un avversario ostica già alla carta, la siete cavate egregiamente, eravate sfavoriti magari nei pronostici iniziali. Raccontaci il tuo gol finale. Beh, allora è stata una partita molto tirata, siamo andati in vantaggio, abbiamo comunque legittimato, meritavamo noi secondo me, però alla fine sono andati in vantaggio, mi chiamano. Poi all'ultimo minuto ho deciso che dovevamo pareggiare, ho preso pallo, ho dribblato tutti e ho scaricato il mio capitano nell'angolino. Senti, quindi Corrado, meglio come portiere o meglio come, cioè, mezzo account? Hai mai capito il ruolo vero di Libera? No, diciamo. No, le dimensioni come fra la tua. Pronto? C'è la fidanzata a telefono che saluta. Amore, non è finito. Dedico il gol alla mia ragazza. Ah, meglio come capitano, io un vuoi dire qualcos'altro? No, no, la dimensione è fortissima. Va bene, grazie ragazzi, in bocca al lupo a Pink Panther. Morrone è bello.